assegnamento dei poli mediante una reazione dello Stato. Abbiamo dimostrato che ciò è possibile, assegnare tutti i poli, se e solo se il sistema è completamente raggiungibile. Per sistemi SISO non ci sono problemi, se non imparare la metodologia, portare il sistema in forma compagna di controllo e poi modificare i coefficienti dell'ultima riga in maniera tale che. Per sistemi MIMO, invece, siamo sostanzialmente rimasti a questo. C'è un teoremino, detto lemma di Eyman, va bene, che afferma che se il sistema MIMO è completamente raggiungibile, anche se non lo è con uno solo dei suoi ingressi, va bene, è sempre possibile trovare una reazione dello Stato sull'ingresso, e l'abbiamo visto operativamente come si costruisce questa reazione, tale che il sistema così ottenuto risulta completamente raggiungibile con quell'ingresso che noi abbiamo scelto. Faccio osservare, l'abbiamo già detto ma lo ripeto, va bene, che in questa maniera, dopo aver effettuato questa reazione, ottengo certamente una matrice dinamica che è ciclica, cioè un solo blocco di Jordan per ogni autovalore. Dopodiché, se vogliamo assegnare i poli, va bene, effettuiamo una ulteriore reazione dello Stato su quell'unico ingresso, secondo la metodologia appresa, va bene, parlando di sistemi SISO, e abbiamo ottenuto una reazione dello Stato complessiva tale da assegnare il polinomio caratteristico. In questa maniera però non ho assegnato soltanto il polinomio caratteristico, quindi gli autovalori del sistema così ottenuto, ma ho assegnato anche il polinomio minimo. Il polinomio minimo in questo caso coincide col polinomio caratteristico, perché la matrice del sistema è certamente ciclica. Va bene. Vogliamo esaminare il caso ora, va bene, visto che ho più ingressi, se è possibile non solo assegnare il polinomio caratteristico, quindi tutti gli autovalori del sistema reazionato, ma se è possibile far sì che ad esempio il polinomio minimo abbia grado inferiore al polinomio caratteristico, ovvero sia che la matrice non sia ciclica, abbia per un qualche autovalore più blocchi di Jordan assegnati a quell'autovalore. E ora vediamo, c'è un teorema, va bene, che dà le condizioni, va bene, sotto le quali è possibile far sì che non solo il polinomio caratteristico, ma anche i cosiddetti polinomi invarianti, ora magari ripeteremo cosa sono i polinomi invarianti, anche se l'ho già detto, va bene, se è possibile assegnare non solo il polinomio caratteristico, dicevo, ma anche i polinomi invarianti, va bene, quindi per ottenere certe relazioni. Il tutto è regolato dal cosiddetto teorema di Rosenbrock, che oggi illustriamo e chiudiamo con la questione assegnamento poli. Allora, sia sistema continuo o discreto che sia, non cambia assolutamente niente. Quindi sia A e B, la matrice dinamica del sistema e la matrice di ingresso. B, costituita da B con 1, B con 2, puntolini, M ingressi, B con M. Cominciamo col definire certi indici, che si chiamano indici di controllo, detti anche talvolta indici di Kronecker. Secondo la seguente costruzione. Prendiamo B con 1,
B con 2, puntolini, B con M, ammesso che siano tutti linearmente indipendenti. Se non sono tutti linearmente indipendenti, prendiamo i vettori che sono tra loro, un set di questi vettori che siano tra loro linearmente indipendenti, ovviamente saranno meno di M. Ovviamente il numero di questi vettori linearmente indipendenti che ho scelto, il numero è pari al rango di B. Dopodiché cominciamo con A per B con 1 e mi domando, non lo scrivo ancora, A per B con 1 è linearmente indipendente da tutti i vettori che abbiamo scritto, in questo caso da B con 1, B con 2, B con M? Ammettiamo che sia linearmente indipendente, ce lo teniamo. A per B con 1. Poi, A per B con 2 è linearmente indipendente da tutti i vettori che abbiamo scritto, cioè da AB con 1 e più gli altri precedenti, B con 1, B con 2, B con M, sì, ce lo portiamo dietro. Non è detto, va bene, che tutti gli A per B che continuo a scrivere siano linearmente indipendenti da tutti i vettori precedenti che mi sono portato dietro. Se ne trovo uno, A per B con 4, che è linearmente dipendente dai vettori che abbiamo scritto prima, ecco, questo lo cassiamo e siccome dovremo procedere, sarà perfettamente inutile andare successivamente a calcolare A quadro per B con 4 e così via. Puntolini. Il numero di vettori, questo, il numero di vettori, chiamiamolo L1, il rango di B con 1. Il numero di vettori complessivi che ho scritto sarà pari al rango della matrice BAB. Ovviamente. Che sarà maggiore o uguale al massimo, non può essere minore, è ovvio, va bene, al rango di B e quindi questo rango di B a B sarà pari, diciamo, ad L2, L2 maggiore o uguale ad L1. Proseguiamo. Oh, proseguiamo, attenzione, l'ipotesi è che AB sia completamente raggiungibile. Se ad esempio con questa procedura abbiamo raggiunto un numero di vettori linearmente indipendenti pari ad n ordine del sistema, abbiamo sicuramente finito. Se siamo in un numero e quindi L2 minore di n, vuol dire non abbiamo ancora definito, proseguiamo. A quadro B1. Me lo porto dietro, ovviamente, secondo la solita regolina, se è linearmente indipendente da tutti i vettori che abbiamo già scritto. Puntolini. L'insieme dei vettori complessivo, il numero di vettori complessivi che abbiamo scritto è pari al rango di B a B, a quadro B. E questo lo chiamiamo L3. Proseguiamo. Fino a quando? Fino a che non troviamo un R tale che A alla R-1 per B con 1, puntolini, ammesso che A alla R-1, B con 1, l'ho scritto, sia linearmente indipendente da tutti quelli precedenti,
Va bene? E quindi questo sia il numero complessivo dei vettori, fino a che non trovo un numero complessivo di vettori pari ad n. Ordine del sistema, ed esiste sicuramente. Va bene? Visto che per ipotesi il sistema è completamente raggiungibile. E allora questo sarà il rango, questo n sarà il rango di B a B punto lini A alla R meno 1 per B, che sarà uguale ad n, ovviamente. Non può certamente essere maggiore di n, ovvio, perché n è l'ordine del sistema, e non sarà minore di n, perché sennò il sistema sarebbe, non sarebbe completamente raggiungibile. Se la matrice Benissimo, vuol dire che questo numero di vettori non è pari al numero di colonne, è un numero inferiore. È diamine, basta, da quelli non ottengo più niente. Sì, ho scritto B con M. Possiamo scrivere B con M primo, to con M primo minore o uguale ad M. Va bene. Allora faccio osservare che questi L1, L2, L3 puntolini, questi numeri, non dipendono dall'ordine in cui ho scritto le colonne di B. Va bene? Perché sono sempre pari al rango di B, e se io cambio l'ordine delle colonne di B, il suo rango non cambia, ovviamente. Secondo numero, L2 sarà il rango di B a B, e se io cambio l'ordine delle colonne non cambia il suo rango, ci mancherebbe altro, e così via. Allora, questi L1, L2, L3n, va bene, dipendono da B, ma dipendono anche le loro differenze, anche le loro differenze sono indipendenti dall'ordine in cui ho messo i vettori B. Va bene? E allora costruiamo le seguenti differenze. N meno L3. L precedente, scusate. Supponiamo che qui siamo arrivati a 4. To. Va bene? A cosa sarà uguale questo N meno L3? L precedente, diciamo, L con R meno 1. Meglio. Va bene? Se R era l'ultima. A cosa sarà uguale? Sarà uguale, ovviamente, al numero di, in questa tabella, al numero di colonne di vettori che sono lunghe R. Se faccio la differenza, ma in generale, L3, che cos'è? Il numero di elementi complessivi, va bene, delle prime, diciamo della tabellina che ho scritto, va bene, fino ad arrivare alla terza riga. Siamo d'accordo? L3. L2 è il numero, va bene, dei vettori che ho scritto arrivando soltanto alla riga 2. La differenza che cosa è uguale? Al numero di vettori che sono presenti in questa, va bene? Siamo d'accordo? E questi cosa danno luogo? Danno luogo a delle catene lunghe, appunto, 3. Non mi sono spiegato. Basta pensarci sopra un istante. Va bene? In questa tabellina la prima riga sia costituita da 4 elementi. La seconda riga sia costituita ancora da 4 elementi. La terza riga, ovviamente gli elementi della terza riga non possono essere più di 4. Quindi gli elementi di una riga che io mi porto dietro sono certamente inferiori o tutt'al più uguali al numero
di elementi della riga precedente, supponiamo siano tre. Questo l'ho cassato perché ad esempio il secondo vettore che io calcolo è linearmente dipendente dai precedenti, questo me lo porto dietro e questo invece è cassato. Va bene? Da questi non proseguo più col calcolo. Quarta riga, diciamo un elemento soltanto e gli altri sono tutti cassati. Allora L1 uguale a 4, L2 uguale a 4, L3 uguale a 2, scusate, 4, 8, 8 e 2 le riscrivo, L1 uguale a 4, L2 uguale a 8, tutti i vettori di prima e seconda riga. Stavo scrivendo delle altre cose, scriveremo tra poco. L3 uguale a 10, L4 uguale a 11, era un sistema di ordine 11, perché quell'11, se il sistema è completamente raggiungibile, deve essere uguale ad n. Allora facciamo ora 11 meno 10, quanto fa? 1. Che cos'è questo 1? Il numero di colonne qui lunghe, 4, ovviamente. Siamo d'accordo? Poi faccio... E quindi 10 meno 8, quanto fa? 2. Cos'è questo 2? Va bene, il numero di colonne lunghe 3. Poi faccio, ho fatto 10 meno 8, 8 meno 4 fa 4. Numero di colonne lunghe 2. Numero di colonne lunghe 2 e 0 colonne, vabbè, ho finito, va bene, lunghe 1, va bene. Allora, questi vettori qui, questi numeri qui, che ho ottenuto in questa maniera, si chiamano indici di Kronecker o indici di controllo. No, no, uguale. Questo 1 qui, va bene, che è la differenza tra tutti i vettori meno i vettori, considerando, lasciando fuori l'ultima riga, mi dà il numero di colonne lunghe pari, diciamo, alla massima 4 in questo caso. Questo 2 qui, va bene, che è dato da numero di questi elementi meno numero di questi elementi, va bene, è pari al numero di colonne che ho scritto, lunghe 3 e così via. Come almeno 3? No, no, lunghe 3 proprio. Scusi un istante. Va bene, ritorniamo, facciamo un altro esempio. 1, 2, 3, 4, B1, B2, B3, B4. AB1, AB2, AB3, AB4. AB1, questo niente. AB2, questo niente. Va bene? A quadro B1, supponiamo che sia linearmente indipendente, me lo porto dietro. A quadro B2, no. Va bene? Mi sono già fermato prima. Va bene? Questo a quadro B3 me lo porto dietro, a quadro B4 niente, non lo considero, me lo, l'ho già tagliato prima. Va bene? Terza riga, quarta riga, no, questo niente. Questo qui è perfettamente inutile, va bene? Questo ad esempio linearmente indipendente, se ho finito, complessivamente sono n questi vettori che mi sono portato dietro. Siamo d'accordo? Ma questi sono L1, questi, uguale a 4, va bene. L2 è uguale a 4 più 2, 6. Devo considerare tutti questi numeri L, rango di B a B, sì o no? Va bene, quindi tutti i vettori linearmente indipendenti compresi nella matrice B a B. Poi L3 è tutti i vettori linearmente indipendenti compresi, cioè tra nella matrice B a B a quadro B.
E in questo caso, visto la costruzione, è uguale a 8. 4, 2, 6, 2, 8. L4 uguale a 9. Siamo d'accordo? Cos'è questa differenza 9 meno 8? Va bene? E sono i numeri di vettori che stanno in questa riga qui. Ma se stanno in quella riga, dietro di loro ci sono tutti. Sì o no? Se no l'avrei tagliato. Dicevo, sì, va bene. Però lo devo risistemare. Ecco, allora questi numeri, 1, differenza, 8, 2, differenza, 6 meno 4, 2, siamo d'accordo? Sono i cosiddetti indici di Kronecker, va bene, o indici di controllo. Non ho capito. E le 1 e le 2 e le 3 saranno le dimensioni dello spazio complementari? No. No. Complementari per far che? No, perché pensavo alla costruzione, parlo per catene, no? Pensavo alla costruzione della forma di Jordan. No, 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 non c'entrano niente con la forma di Jordan. Sono delle catene di vettori, ma non sono catene di Jordan, assolutamente no. Questi numeri, gli indici di Kronecker, va bene, prima di proseguire, sono ovviamente indipendenti dall'ordine in cui ho scelto, in cui ho sistemato B1, B2, B con M. Questo l'abbiamo visto. Non solo, sono anche indipendenti da una qualunque reazione dello stato sull'ingresso. Perché se io effettuo una qualunque reazione a partire dalla coppia AB, effetto una qualunque reazione con matrice di reazione K, ottengo il sistema A più BK assieme a B. La nuova matrice dinamica del sistema reazionato e B continua ad essere. Siamo d'accordo? Allora andiamo a vedere, per trovare gli indici di Kronecker della coppia B, questi dipendono dai seguenti valori: rango di B, rango di B a B, come abbiamo visto, rango di B a B a quadro B e così via, fino a quando il rango non diventa N. Va bene? E gli indici di Kronecker per questa coppia qui da cosa dipendono? Dal rango di B, che è lo stesso della coppia a B, poi numero successivo, rango di B A più BK per B. Siamo d'accordo? Che guardate, l'abbiamo già detto e quindi non ripeto, l'abbiamo già fatto, è uguale al rango di B a B, perché queste colonne sono le colonne di A per B più altre colonne però che dipendono linearmente dalle colonne di B e così via, il che significa che questi numeri sia per la coppia AB
che per la coppia del sistema reazionato A più BK sono gli stessi, poiché gli indici di controllabilità dipendono dalle differenze di questi numeri. Ovviamente gli indici di controllabilità di questa coppia e di questa coppia sono gli stessi. Morale: gli indici di controllabilità sono un invariante non solo rispetto all'ordine, va bene, delle colonne di B, ma rispetto ad una qualunque reazione dello stato. Questi invarianti o indici di Kronecker o indici di raggiungibilità vengono normalmente chiamati K1, K2, puntolini, K in generale con Hamilton. No, K1, mi sono scordato, K1, K2, Km ordinati in ordine decrescente. K1 è il più grande, K2 è quello immediatamente inferiore o uguale, perché può darsi che ci siano due colonne di uguale lunghezza, ovviamente, e così. Perché ho scritto K con M? Cosa abbiamo chiamato con M? Il numero di vettori, il numero di ingressi, il numero di vettori di B. Supposto che siano linearmente indipendenti, il numero di indici di Kronecker è esattamente uguale al numero di ingressi, quindi al numero di colonne di B, perché ogni vettore di B dà luogo ovviamente a una catena e quindi a un indice di Kronecker. Ora, teorema di Rosenbrock. Va bene, poi finiamo quindi la parte teorica. Sì, abbiamo forse. Teorema di Rosenbrock. Data la coppia A, prima di enunciarlo il teorema di Rosenbrock, ricordi, data una qualunque matrice A, cosa sono i suoi divisori elementari? La matrice A avrà autovalori lambda 1, lambda 2, lambda m, numero di autovalori diversi tra di loro. Ad ognuno di questi valori possono corrispondere più catene di Jordan. Se lambda 1 ha molteplicità maggiore di 1, ovviamente, se no una sola catena di Jordan lunga 1. Allora, catene di Jordan associate a lambda 1, catene di Jordan associate a lambda 2, puntolini, catene di Jordan associate a lambda m. Divisori elementari della matrice A sono i seguenti fattori: lambda men lambda 1 alla m1, dove m1 è la lunghezza della sua prima catena di Jordan, lambda men lambda 1 alla m con 2, dove m con 2 è la lunghezza della seconda catena di Jordan, sempre associata a lambda 1, e così via. Ancora, divisori elementari: lambda men lambda 2 alla m2, dove m2 è la lunghezza della prima catena di Jordan, non è detto la più lunga, importa un accidente, tanto poi si trovano tutte, associata all'autovalore lambda 2, puntolini, e così via. Questi sono i divisori elementari. Esempio: si abbia la seguente matrice, la scrivo già in forma di Jordan, va bene, zero, uno, zero, 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 tre, tre, sei, una, sette, facciamo otto,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 e poi tutto 0, 3 e 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, questa riga tutta nulla, 0, 0, 0, 0, 0, siamo a 6, 3, 3, 6, la settima sto scrivendo, e poi ci sarà l'ottava. Vabbè, questa qui facciamo 3, 0, 0, 4, sia questa la matrice. Quali sono i suoi divisori elementari? Vediamo un po'. Autovalori sono 0, 2, qui ancora 0, 3 e 4. All'autovalore 0 sono associati due blocchi di Jordan, il primo è questo, andiamo lungo la diagonale, e il secondo è questo qui. Quindi divisori elementari associati all'autovalore nullo, lambda, nel lambda 1 che è 0, al quadrato, primo blocco di Jordan associato a dimensioni 2, e lambda. Poi abbiamo un blocco di Jordan, uno solo associato all'autovalore 2. E quindi divisori elementari lambda meno 2 al cubo, divisore elementare. Poi abbiamo autovalore 3 e autovalore 4, ancora divisori elementari, lambda meno 3 elevato ad 1 e lambda meno 4 elevato ad 1. Il prodotto di tutti i divisori elementari a cosa dà luogo? Alla? No, al polinomio caratteristico. Il prodotto, vediamo il grado, va bene? 2 più 1, 3, più 3, 6, 7, 1, 8, va bene? È il polinomio caratteristico. Come faccio a determinare invece il polinomio minimo? Qui, in questo caso ho due, e l'ho fatto apposta, due blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore, 0, va bene? Quindi il polinomio minimo non può essere uguale al polinomio caratteristico, altrimenti la matrice sarebbe ciclica, va bene? E quindi polinomio minimo uguale al polinomio caratteristico. Per calcolare il polinomio minimo cosa devo prendere? Per ogni autovalore devo prendere un divisore elementare a lui associato, e quale? Quello di ordine massimo, e quindi il polinomio minimo sarà lambda quadro, e cancelliamolo, va bene? Per lambda meno 2 al cubo e cancelliamolo, per lambda meno 3 e cancelliamolo, per lambda meno 4, questo è il polinomio minimo. Quando ho cancellato tutti i divisori elementari che mi sono serviti per costruire il polinomio minimo, va bene? Detto anche primo polinomio invariante, il polinomio minimo, è chiamato anche primo polinomio invariante, mi sono rimasti dei divisori elementari. Ancora, in questo caso sì, lambda. Questo lo chiamiamo polinomio minimo o psi con 1. Se sono rimasti ancora dei divisori elementari, c'è un polinomio invariante psi con 2. Uguale a cosa? Ancora al prodotto dei divisori elementari rimasti associati a diversi autovalori, con grado massimo tra quelli rimasti. In questo caso c'è rimasto soltanto lambda. Lambda.
È chiaro che psi con 1, psi con 2, psi con pi, to, va bene, godono della seguente proprietà. Psi con i più 1 divide psi con i. Il grado di psi con i è certamente maggiore o al più uguale al grado di psi con i più 1, e psi con i più 1 è un divisore di psi con i. Com'è? Ah, psi 1, psi 2, sì, avete ragione. Psi con i divide psi con i più 1. Se l'ordine in cui ho scritto i polinomi invarianti è psi con 1 polinomio minimo, psi con 2 quell'altro, perfettamente ragione. Sapevo che i blocchi associati all'ultimo. Allora avrò un polinomio di dimensione 3, 2, 1, ad esempio. Cioè, quello di ordine 3 va nel polinomio minimo psi con 1. Quello di ordine 2 va nel psi con 2, quello di ordine 1 va nel psi con 3. Quanti sono i polinomi invarianti di una matrice? Sono in numero pari, certamente, al massimo numero di catene di Jordan associate al medesimo autovalore. Ciò ricordato. Il teorema di Rosenbrock afferma. Ah, scusate. L'indice di ciclicità di una matrice, che cos'è? Il massimo numero di blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore. Va bene? O, se volete, il massimo numero di catene di Jordan associate al medesimo autovalore. Allora, il teorema di Rosenbrock, senza dimostrazione, afferma questo. 1. O sia A, B, la coppia originaria, K, una matrice di reazione, e quindi A più BK, la matrice del sistema reazionato, con B ancora matrice di ingressi. Allora il teorema di Rosenbrock afferma, primo, l'indice di ciclicità C della matrice A più BK, qualunque sia K, è sempre minore o tutt'al più uguale ad M, dove M è il numero di ingressi, cioè numero delle colonne di B. Ammesso che le colonne di B siano linearmente indipendenti, e quindi facciamolo, scriviamolo in maniera più precisa, C minore uguale al rango di B. 2. Il primo polinomio invariante sempre della matrice del sistema reazionato A più BK, quindi psi con 1, scriviamolo così, grado di psi con 1, primo polinomio invariante, ovvero sia del polinomio minimo di A più BK, deve essere maggiore o al massimo uguale a K1, attenzione a non confondere questo K con K1,
quel K di prima era la matrice di reazione. Questo K1 che cos'è invece? È l'indice di raggiungibilità massimo della coppia AB, o anche della coppia A più BK, perché abbiamo visto che gli indici di raggiungibilità non dipendono da una reazione dello stato sull'ingresso. Grado, proseguiamo, 3 se volete, grado di psi con 1 più grado di psi con 2 secondo polinomio invariante, o se volete invece di scrivere questo scriviamo grado di psi con 1 moltiplicato psi con 2, ovviamente è la stessa cosa, maggiore o uguale a k1 più k2 e così via. Grado di psi con 1 per psi con 2 per psi con 3 maggiore o uguale a k1 più k2 più k3, fino ad arrivare all'ultima relazione, che sarà se esistono 5 polinomi invarianti, che vorrà dire che esistono un autovalore che ha almeno 5 blocchi di Jordan, va bene, grado di psi con 1 per psi con 2 per psi con 3 eccetera per psi con 5, 5 polinomi invarianti, ovviamente qui non ci sarà una disuguaglianza ma ci sarà un'uguaglianza uguale a n ordine del sistema inevitabile. Allora, questo è un vincolo sui blocchi di Jordan del sistema reazionato. Si abbia la seguente matrice. Esempio. No, facciamola più semplice, dimensioni 4. No, non mi piace. Ci riusciamo a farlo. Addirittura dimensioni 6. Ecco, sì, domanda, il sistema è completamente raggiungibile? Si può decidere guardandola, guardando A e B in questo caso. Per il lemma, applicando correttamente il lemma PBH,
il sistema è completamente raggiungibile. Non con un ingresso soltanto, mi servono tutte e due. La matrice non è ciclica, perché addirittura per tutte e due gli autovalori ci sono associati più di un blocco di Jordan, e se la matrice non è ciclica, con un solo ingresso non potrà mai essere completamente raggiungibile. Con due ingressi sì, in questo caso. Va bene, perché per l'autovalore 1, cui sono associati questi due blocchi di Jordan, prendiamo le righe di B associate alle ultime righe dei blocchi di Jordan, cioè seconda riga di B e terza riga di B. Otteniamo due righe che sono linearmente indipendenti, 1, 0, 0, 1. Va bene, prendendo queste due righe formano una matrice 2x2 di determinante diverso da 0. E prendiamo ancora la quinta riga e sesta riga. No, la batteria dovrebbe funzionare perché è in carica. Com'è? È uscita una notifica e vuol dire che c'era qualcosa, ma in questo momento è in carica. Giù c'è. Ovviamente quinta e sesta, va bene, ancora sono linearmente indipendenti. Indici di Kronecker. B1 e B2, quanti saranno gli indici di Kronecker? Ovviamente sono due, perché avrò due catene, va bene? Quindi B1 e B2 sono linearmente indipendenti, sicuramente. Se vogliamo fare il conto, ma qui è abbastanza banale, AB con 1 ed AB con 2 sono ancora linearmente indipendenti, ed anche A quadro B con 1 ed A quadro B con 2. Il che significa che i due indici di Kronecker sono K1 uguale a 3, K2 uguale a 3. Vogliamo trovare una reazione dello stato. Supposto che la matrice dinamica qui sia la matrice dinamica di un sistema discreto e anche B sia vettore di un sistema discreto. Vogliamo trovare una reazione dello stato che faccia sì che la risposta impulsiva del sistema reazionato si annulli in un certo numero di passi e che, ad esempio, io vorrei che si annullasse in due passi. Domanda: è possibile o no? Se la prima questione, il fatto di far sì che la risposta impulsiva si annulli un numero finito di passi, significa che tutti i poli del sistema o autovalori della matrice reazionata, va bene, siano tutti in zero. E quindi devo trovare una reazione dello stato che ponga tutti i poli in zero. È possibile questo? Sì, è possibile. Va bene. Ma se io applicassi il lemma di Heyman, è vero, posso, e quindi ad esempio fare una reazione preventiva dello stato, per far sì che la matrice reazionata con questa reazione preventiva, assieme ad esempio alla prima colonna, risulti un sistema completamente raggiungibile, va benissimo. Poi faccio un'altra reazione su questo ingresso in maniera tale da assegnare tutti i valori in zero, ma la matrice così ottenuta avrà un polinomio minimo pari a lambda alla sesta, uguale a quella del polinomio caratteristico. E quindi, con una tecnica di questo tipo, ottengo sì un sistema reazionato,
tale che la sua risposta impulsiva va a zero in un numero finito di passi, di anine, ma in quanti passi? In 6, visto che il polinomio minimo è lambda alla sesta. Va bene. Se invece uso una tecnica, non ho descritto la procedura per effettuare questa reazione, va bene, poi faremo un commento eventualmente, ma vediamo cosa è possibile fare. Va bene. Ora, polinomio caratteristico lambda alla sesta, non c'è dubbio che lo posso fare, ma il grado del polinomio minimo non potrà essere inferiore a, secondo il teorema di Rosenbrock, pari a, non potrà essere inferiore a 3, perché grado del, com'è? No. E quindi due indici di raggiungibilità, sono d'accordo, ma i due indici di raggiungibilità sono 3. La catena è lunga 3. Gli indici di raggiungibilità sono la lunghezza delle catene costruite con la tecnica precedente. Siamo d'accordo? Allora, il polinomio minimo, quindi, che io posso ottenere, non può avere grado inferiore a 3. Il che significa che per quanti sforzi io faccia, non riuscirò mai a trovare una reazione dello stato che realizzi quello che si chiama, per un sistema discreto, un dead beat controller, un controllore dead beat, in cui la risposta impulsiva vada a zero in un numero di passi inferiore a 3. 4 sì, va bene? Ad esempio posso trovare una reazione dello stato con polinomio caratteristico lambda alla sesta ancora, va bene? In cui l'autovalore 0 a lui è associato due blocchi di Jordan, uno di dimensioni 4 e uno di dimensioni 2. Polinomio minimo quindi sarebbe lambda alla quarta, questo lo posso fare. Il secondo polinomio invariante sarebbe lambda alla seconda in questo caso. Mentre se io sfrutto al meglio le possibilità, posso avere un polinomio minimo che lo vorrei di grado, diciamo, più basso possibile, lambda al cubo, ci sarà anche un secondo polinomio invariante che sarà ancora lambda al cubo. E le condizioni di Rosenbrock sono ovviamente soddisfatte. Qualche esercizio lo facciamo domani, però voglio ancora un minuto, forse ce l'ho, proprio un minuto. Cosa si intende per, guardate, sono cose, queste qui sono intuitive decisamente, però diciamolo, va bene. Sulla realizzazione, quando è che un sistema, una coppia AB, pur non completamente raggiungibile, ammette una reazione dello stato che renda il sistema asintoticamente stabile? Questa è la proprietà di stabilizzazione di un sistema mediante la reazione. Vediamo un po', va bene. Ovviamente condizione necessaria, va bene, è sufficiente, è che tutti gli autovalori esterni al sottospazio di raggiungibilità, quelli che non posso cambiare con una qualunque reazione dello stato, come abbiamo visto, siano tutti per un sistema continuo a parte reale negativa e per un sistema discreto in modulo minore di 1, ovviamente. Secondo punto, quando è che è possibile, condizione necessaria e sufficiente,
affinché un controllore dead bit sia realizzabile è che non è detto che il sistema debba essere completamente raggiungibile, ma è che ovviamente gli autovalori che non posso cambiare, e quindi quelli esterni al sottospazio di raggiungibilità, devono essere già tutti zero, ovviamente. Ecco, domani faremo qualche esercizio e per oggi chiudiamo.